rende proprio sconforto. E come dici da fare? Sai tutte cose. Ma capita sapete, vabbè, capita sapete. Che la verità è che sono una povera pazza. O Cile mi ha voluto castigare con un marito che non ha voluto e non ha saputo fare mai niente. In tanti anni di matrimonio mi hanno guaiato una casa. Perché so più che le nipoti. Se non era per me, sapete quante volte questa casa sarebbe andata sotto sopra. E prima nasciuto caso, mia moglie era lì per dire sempre, a tutte le coppie va nasciuto caso. Mo avete detto una cosa buona, mo sì. Ma vedete un po' se è possibile. Non me che l'età che si mette a pazziare per sé. Glielo sono andata a dire. Ho detto, Lucario, ma come fai a fare per sé? Voi capite, don Raffaele, non abbiamo figli piccolini. Avevo fatto investimenti di tempo e di soldi nulla. Quella mi ha risposto, o faccio da me, ci voglio pazziare. Ma che non volete sperare? Che non volete sperare? Ora è uscita, ha detto che si sono rotti dei pastori, devo andare a comprare. Che volete fare? Perché visto che sta una pace là? Non so. La forse si è sistemata. È solo tu masino, per un po' che fastidio. Fosse tutto con mascolo, Raffaele. Per carità è giovane, fa qualche pazzarino, questo sì, ma è giovane, è l'età, e all'età tutto è perdonato. Chi lo vuole da sta casa è uno solo, è mio marito. E non ho che pazienza. E la figlia vostra fa Natale con voi. E si capisce, mo la vedete arrivare col marito. Ci è andata a gustare. Grazie, grazie. Me ne vado perché è un buon palazzo su. Vabbè. Se non volete mi chiamate. Va bene, grazie, vabbè, grazie. A proposito, siete rimasti contenti dei capitoni? Bella assai, vabbè, bella assai. A verità, a me mi fanno un po' schifo. Però a Lucarino ci piace nel loro cercare. Va bene, arrivederci, cioè, se non volete mi chiamate. Va bene, grazie, grazie. Mamma mia, lo che è stata? È sparita 5 lire, è sparita. Un'altra 5 lire, ma che vado, un banco. Io con quelle 10 lire devo stare una settimana intera dentro il bancolotto a fare numeri. Basta, voto un goccio, Mariole. Questa volta lo trovo. Ieri sera ho fatto un segno, sono a tutti i soldi. E mo si trova a 5 lire con la croce sopra, faccia sforato basta. Con Pasquale, ma chi pensate che se l'è presa sta 5 lire vostra? Ma non c'è massi servizi, lo capite, mi fa Nannillo, no? Badate come parlate, che Nannillo soffre da sta casa, non lo tocca. Ma il lubricante, ma ieri non ha confessato che si era rubato cappotto e scarpe? Vabbè, che c'entra, quella è stata una combinazione. Va bene, come volete voi, è una combinazione. Così. Va bene. Esce la roba per combinazione, ma secondo voi il vostro mai volete domani? Ma quello è il mio nipote, è figlio di mio fratello. Ho capito, come volete voi. Sì, come volete voi. Mamma, questa vittoria. Piacerebbe. Zi Pasqualini, Vittorio. Buongiorno. L'amico mio. Prendi la 5 lire, la coppa d'ormento, non negare. Io? Ma quando mai? Cosa 5 lire, ho condosso per Natale. Ma con me? È poverino. Ma con me? Devo essere preso per l'altro davanti all'amico mio. Diciamo di Cristo. Ma quello minaccia! Ma voi capite una cosa, sono il figlio, io sono il fratello di tuo padre! E mo che viene, diciamo, conto tutto! E va bene, non può darsi che è caduto per terra, Io ho fatto la camera spingola spingola, palmo a palmo. Ma mo che sono anche contenta, vado dentro e controllo meglio. Prega Dio che la trovo. Perché se non la trovo, ti giuro sulla vita del direttore del bancolotto di Napoli che ti manda in galera. Andosso per Natale, è poverino! E giuro che se la trovo, ti giuro sull'anima santa di mia madre. Quella è viva! E giuro sull'anima santa della mamma, è ancora lì. Perché solo i morti tengono l'anima. Ti giuro sull'anima santa viva di mia madre, che te faccio una querella. E muovi! E muovi! Permettete! Permetti, mamma!
Permettimi tu. Donna Concia, mi avete accolto proprio freddamente. E che me va a mettere a zumba? Oh. Però che saggi. Che saggi. Voi bene dovete andare, perché fra poco arriva mia figlia con il marito e noi non ci vogliamo mandare a Natale. Ma perché? Ma perché? E non facito scena, che mo ce l'ho io gli occhi addosso a quella faccia tosta di mia figlia. E guardate bene, mio marito sa tutto questo a causa di una lettera che Lucarino non lo sapeva e ha consegnato nelle sue mani. E sto soltanto di quelle che ci è voluto per fargli fare pace. Le lacrime qui, le lacrime qui. Non la voce. Io a vostra figlia la voglio bene. Oh mamma mia, e mo dice in faccia, come se che le fosse da te. Mezzo te, mia figlia è maritata, lo volete capire, mia figlia è maritata. Ma voi a chi siete venuti a guaiare? E voi avete ragione che io sono solo, perché Nannina è guaglione, non capisce niente. Mio marito è come se non lo tenesse, ma se fosse tornato una vicina, questa storia sarebbe finita da parecchio. Vabbè, donna Concia, non mi ho pigliato conto, io me ne vado. Ma se voi sapessi quello che stiamo soffrendo io e la figlia vostra, voi non parlassi oggi. Non lo va bene, ma non lo va bene. Non lo va bene! E andate fuori da questa casa! Non mettete più piede qui! Andate via! Persone degne, come si dice, fatelo con chi è meglio di te e rimettici pure le spese. Ci avete pure i guanti. E l'avete visto il presente? No, non ho avuto il piacere. Cugè, ci hai fatto vedere un presente. Lucario, mo ci faceva vedere un presente. Venite, venite. Aspettate, ora vi faccio vedere. Questo vedete, l'ho fatto tutto io, sapete. Vedete, pronto, andate. Visitate. Vai. E l'ho fatto tutto quanto solo io. Tutto voi senza l'aiuto di nessuno. È contrastato in famiglia. Che vi devo dire? Io faccio il presente da quando avevo i figli miei piccoli, sapete? Anche adesso che i figli si sono fatti grandi, no? Io devo fare lo stesso il presente, perché sembra di avere sempre i figli miei piccoli vicini, avete capito? Sapete, anche per religione è bello fare il presente. Visitate. Molto bello. E tutta quest'erba, pure l'avete messa voi? L'erba? Io? Solo voi? Certo, da solo, sì. Bravo. Già, bravo. Già. Eppure tutta questa neve, sparsa così bene, pure l'avete messa? La neve? Io la metto o io la levo? Quando finiscono queste feste, no, io tolgo tutti
pezzugheri, cartoni, legno, pastone, e metto tutto quanto da parte. Quando poi viene Natale un'altra volta, le prendo tutte e ne faccio uno nuovo da capo, tutto qua. Bravo. C'è chi si va a vedere con lo scopo? Io lo posso pure mettere a posto, in casa mia. Ora sono andato a comprare dei pastori. Questo qua, guardate, questi qua li vedete? Eccoli qua, vedete? Questi qua sono i re magi. Sapete? Vedete? Gaspar, Melchiorre e Baldassarre, vedete? Questo qua, vedete, questo è Melchiorre. E c'aveva la manina che era rotta. E allora sembrava brutto che io compravo un pastore nuovo e poi gli altri due erano vecchi. E così li ho comprati tutti e tre e li sostituisco. Belli, Questi pure li avete scelti voi? Ho scelto in mezzo a centinaia e centinaia di altri pastori, sapete, chi c'aveva una cosa, chi c'aveva la macchiolina sul mantello, la corona scorticata, invece questi qua che ho scelto sono perfetti, guardate, dite la verità. Belli, Bravo. Voi siete amico di mio figlio, c'è l'altra figlia mia maritata, ha fatto un buonissimo matrimonio, ha sposato un commerciante tutta roba di corno, sapete, bottoni, pettini, eccetera eccetera, un certo Nicola Percuoco. Non vanno molto d'accordo, però sapete, cioè, chissà come finisce con questo, Come finisce, Lucari, come finisce? Sapete, noi non siamo insieme, no? Loro hanno la casa per conto loro, perché mio genere non la vuole, l'altra la mia, l'altra la là. Insomma, no? Disse no, voglio mettere casa per conto mio. E quindi c'è una bella casa stile Novecento, non c'è, quanto è bella? Stile Novecento. E c'hanno una bella cucina, tutta mattonella e bianca. Non c'è, mattonella e bianca. Noi ci vediamo raramente. Però quando è a Natale, che vuoi, noi ci riomeriamo un po'. Dicevo che noi non stiamo insieme perché loro hanno casa per conto loro, una bella casa, un salotto, quando è bello un salotto? Quando è bello salotto? Dell'Ottocento, il salotto dell'Ottocento, i mobili belli, massicci, belli, grandi, e hanno pure il pianoforte. Sì, dentro il pianoforte. Non lo sanno suonare nessuno di tutti e due. Era un'occasione, una festa, un compleanno, e viene qualche cliente, c'è qualche cliente, perché rappresentante, e viene qualche ospite che sa suonare, però, e dicevo noi ci vediamo raramente, no? Perché io faccio il tipografo, o meglio, veramente facendo il tipografo, ora invece sono diventato un uomo di fiducia. Nelle mani mie passano centinaia e centinaia di biglietti da mille, sapete? Io la mattina sono il primo ad arrivare perché ho la chiave, apre. Non c'è ce ne fatto, ne ha chiave. Una chiave così, ed è così. Esagerato. È una chiave normale. E dicevo con mia figlia, ci vediamo raramente. Però quando è Natale io, mia moglie, mio figlio, mio genere, ci riuniamo. Veramente non faccio male, l'agro no, ma il nuovo poi no, è che se... Ma come?
Ma come, quello non ha trovato niente e se la vita con me. Ma non ha dai 5 in fai devo lavorare. Silenzio. Oh, io sono il padre, sono tuo fratello maggiore. Ci penso io, a te avanti. Ma come, ma per forza io me la sono dovuta rendere. Ma come? Chi sa la picchiata? Per l'uomo, guardate, Che ne so io? Vengono tanti amici miei qua sopra. Avanti, poche chiacchiere, scusate. Avanti, state qui. E sente, ma sei preso qua di messaggio. Nella stanza di zio Marco. Guarda là, fammi guardare. Ah, trottolino, strumolo. Che fa questa cosa? Ma sei grande,
come andiamo al bancolotto? Ah, bene, bene, oggi sotto le feste, tutti quanti fanno lambetto, si lavora, ma è pure, pure. Bene, meglio così. Bene, ci siamo tutti, eh? Come lo, sì, anzi, dico, tu mi devi scusare se mi sono permesso di invitare un amico di mio figlio. Ma vi pare, papà, quello che fate voi va sempre bene. Ah, no, anche tu lo devi sapere, che c'è, sei della famiglia. Vieni che te lo presento, vieni. Vito, scusate, vi faccio la rappresentazione di mio genero. Il signor Nicola il signor Vittorio lì, mio genero, Nicola Percuoco. Non sapevi niente? Tu non sapevi niente? Stato fermo che male la mi fai male. Tu c'è la testa? Niente, la Lucaria niente. Ma come niente? Niente, Lucaria ti dico niente. Penso che questa casa non si possa vedere. Lucaria non è stata niente. Lì non viene mai da una mano. Andiamo. Mamma, ma che è stato? Niente, non è niente. Mamma, ma che è stato? Ti dico niente, non è stato. Ma insomma, mamma, ma che è stato? Ma sì, ma che fa? Ma non ti piace? Tu hai fatto così? Ma dica sì, ho fatto finta di non ti piace. Guarda, mi darete spiegazioni? E di che cosa? Voi lo sapete meglio di me. Voi mi attribuite un potere divinatorio che io non possiedo. E voi incassando pure il maggio, e guarda. Piacere, mangiano con noi pure loro. Mangiano con noi. Dico, ma come stai stonato? Ma che? Sicuramente hai fatto un'altra volta questione con tua moglie. Sapete, quello litiga sempre con la moglie, perché la moglie vorrebbe che lui mantenesse la linea, sapete? Invece a lui gli piace la pasta, i maccheroni, ciarlani, così gli mangiare i maccheroni, Vi sbagliate? Mai come in questo momento vedo che c'è un accordo completo. Questo è il piacere mio, no? Quando in casa regna la pace, l'armonia, eh? Io pure per esempio con il concetto. Facciamo sempre come cane e gatto, ma poi in fondo ci vogliamo bene. E così ho educato pure mio figlio. Lui per esempio ogni anno, sapete, che scrive la lettera alla madre. Poi dico, ma sì, facciamo la frase di la lettera alla nipote. Sì, 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 sì. Però non si deve dire niente. No, no, non ti quindi può... è una sorpresa. Sì, sì, ogni sì. Anno la stessa litania. Ma se non la vuoi sentire, vattene in camera tua. Nessuno ti obbliga. Vabbè, abbi pazienza. Ma scusa, io voglio avvisare una sola cosa. Questo da ragazzina ha una malattia di mente. Guarda la gamba, poi guarda la gamba. Guarda la gamba, poi. Vieni, Tommaso, vedi. Cara madre, tanti auguri per il Santo Natale. Senti me. Ti prometto che sarò sempre buono e rispettoso. Questo ti dissi l'anno passato e questo ti dico anche adesso. E questo diciamo tutti gli anni. Ma qua per cortesia, io ti ho avvisato. Abbi pazienza, fammi leggere. Te lo ripeto, se non vuoi sentire la carità. No, nessuno ti qua. E chi ci fa fa? Muovi. Guarda la gamba. Legge. Cara madre. Ho deciso, mi voglio cambiare. Preparami. Ma che mutante, cazzo di. Tu ma sì, mannaggia! Ma che succede? Hai rotto un altro piano! Ma se quasi arrabbiamo un altro piano, via che non mangiamo più, capito? E quello fa lo spirito, ma c'è chi ce lo fa. Cortesi, guarda qua dobbiamo mangiare, vai qua. Muovi. Ma si calma. Cara madre. Che Dio ti possa far campare 100 anni, assieme a papà, a mia sorella, a Nicolina e a me. Cara madre! Io ho capito che devi dire, lascia stare, fammi vedere. E io non esisto. E che c'entri? Come che c'entro io?
poi faccio parte della famiglia. E non te voglio mettere, va bene? No, 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 tu mi devi mettere. Non c'entra, va bene, non c'entra. Non c'entra. Tu devi andare al psicologo, mano, non c'entra. Poi mettimi lì la nota pure a me, Mettimi pure a me nella nota, subito. Ti do una forchetta di testa. Pasqua! Ma come tu minacci un maglione? Sì, sì. Ma che tu che lo trovi solo? Ma tu veramente fai? Certo, lo faccio veramente. Ma scusa, tu veramente la abbasso quando dice chiss? Ma che sono scendenze? Lo prendo per tu, no? Ti manda a mettere pure a me. Mettere pure a te? Sì. Ma si, niente pure a te. Niente pure a me. Poi tu vuoi fare che sa che deve fare? Non dobbiamo fare. Ma io sono proprio scocciato il tizio Pasqualino, se proprio non voglio sapere. Ah, qua. Il padre che ride, va andare, va andare. Mi scava, tu avevi ragione la buona di nostro padre, che ti chiamava Fiammifero. Mi chiamava il Fiammifero perché ero capace di accendermi. Hai capito? E mo sentiamo che ci. Ma si mette pure a essi, non devi dare pizzo. Io ho visto che hai scritto. Avanti, ma sì, leggi. Che Dio ti possa far campare 100 anni. Assieme a papà, a mia sorella, a Nicolino, a me e 65 anni a zio Pasquale. 35 anni a mamma. Ma perché non ti basta? No, non mi basta, voglio 100 anni. È molto prima. Ma tu veramente non basta quando dici sì, questo? Sì, sì. Tu ma sì, c'è ma cinza. Sto togli a me e metti a me. No, lascia stare. Sai che puoi fare? Per prendi la dimostrazione, un anno 3 ore e mezza. No, ma non è più facile. Fammi morire subito, così me ne va, mi tolgo dai piedi. Guarda, senza sopportarmi. Sì, sono insopportabile. Ma ti metti pure insieme, non ma si non dare, la metti pure a 65 anni. Guarda, che Dio ti possa far campare 100 anni, assieme a papà, a mia sorella, a Nicolino, a me e a zio Pasqualino. Vabbè. Però con qualche malattia. Questi sono i matti, basta. Ma non lo può capire, quello ti prende in giro, lo fa per farti arrabbiare. Fanno sempre questo, vedete, ma poi il fondo è buono, si vogliono bene. Io per esempio ogni anno, sapete, ci facciamo i regali. Io non ho mai mancato di fare il regalo alla Concetta, che sapete, quella gradisce il pensiero, capite? L'anno scorso, per esempio, gli spegnerai le orecchie, e cosa questa? Come fu contenta, ti ricordi? Invece quest'anno sapete che cosa ho fatto? Gli ho pegnorato le orecchie e gli ho comprato una bella cosetta, gli ho comprato. Ho fatto un bel regalo, una bella costella di vera bella autentica, ma lasciamo, va la piacere, sapete, quello non è che guarda il valore delle cose, basta il pensiero al concetto, capite? E quello guarda, questo è un bell'ombrello, dite la verità, questa è seta pura, il manico è di corno. A proposito, Nico, questa è opera di voi, è corno. Negoziante, questo ombrello è buono anche quando non piove, insomma il tuo negoziante qualsiasi cosa ha rapito un ombrello. Questo qua dopo mangiare, anzi prima di mangiare e ci mettiamo a tavola, mi è venuta una grande idea, permettete, noi ci mettiamo un attimo d'accordo, ho pensato. Ci vestiamo da rimaggi. Da rimaggi! Bello! Allora, io faccio tacere. Tu fai il chiome e tu fai abbassare. Il chiome. Quando è il momento? Un momento. Io voglio fare il chiome. Io faccio abbassare. Io voglio fare caccia. Io voglio fare.
Posso pure andare. Lo sarebbe peggio. Ma io l'ho capito. Tu mi fa passare guai. Tu mi fa succedere quello che non può andare a succedere. Hai ragione.
vedi questa? Mia madre vuole sapere perché non vado a passare il Natale con loro. Perché non sei partito? Perché? Perché? Ebbene, quando parli così, ma facessi fa cose pazze. Nino, ma io non sono niente più per te. Non sono più niente, Nino! Vittor, Nino, se ci stesse cacciarici. Tu si non mi... Carola, sì! Non mi fa uscire! No! Non te va bene, moglie! Esci! Non te va bene! Scena! Questa è la figlia vostra, Maria. Se ti prendo innamorata sì. E voi sapevo tutte cose. Ruffiani! A me! E quando scende? No, no! Sì! No! Che la scende con te? Mamma, corrite! Che ne sa? Sì, non ho mamma, corrite! E la smuovo, mamma! Nicolino! Nicolino! Thank you.